Buonasera a tutti gli amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata di Il Cittadino Sovrano. Qui con me, come sempre, al mio fianco c'è Marco Ludovico. Buonasera Marco. Buonasera Serena, buonasera a tutti. E stasera abbiamo un ospite d'eccezione e quindi lo presentiamo, Gianfranco Carpeoro. Buonasera Gianfranco, benvenuto. Buongiorno a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Grazie per essere qua, Gianfranco. Grazie. Allora, oggi, allora, innanzitutto, ovviamente ringraziamo tutti coloro che si stanno collegando, che si sono già collegati e che anche ci ascolteranno poi in differita. Allora, questa sera vorrei parlare appunto con Gianfranco, dato ovviamente anche la sua esperienza in questi studi di un aspetto particolare, cioè dei simboli e degli archetipi che rappresentano il cittadino sovrano. Allora, intanto per partire faccio la domanda di rito a tutti i nostri ospiti. Chi è il cittadino sovrano per Gianfranco Carpeoro? Ma sai, il cittadino sovrano è parzialmente una modifica recente. È stata la corrente democratica dell'illuminismo che ha cominciato a stabilire una vocazione del cittadino, no? I rivoluzionari francesi si chiamavano cittadini tra di loro. E poi hanno esteso all'intero nuovo Stato francese, non più monarchico, questa definizione, perché la monarchia era qualcosa che impediva la sovranità del cittadino. E questo è un fatto consolidato, quantomeno all'epoca degli Stati assoluti. Poi quando sono intervenute le cosiddette monarchie costituzionali, questa cosa è cambiata. In realtà posso dire che il cittadino è stato sovrano dal momento che ha avuto delle regole. Sembra una contraddizione, ma non è così. Il cittadino è diventato sovrano dal momento in cui ha avuto una costituzione e quindi dal momento che ha avuto delle regole del vivere democratico. Grazie intanto Gianfranco per questa tua definizione o comunque insomma di questa tua modalità di definire il cittadino sovrano. Allora, io voglio anche parlare questa sera, come avevo già promesso nelle puntate precedenti, del perché c'è la maschera di Guy Fawkes nella sigla del cittadino sovrano. Allora, e quindi il perché di questa scelta, questa maschera che questo volto, insomma, che poi è diventato anche un simbolo di alcuni movimenti, ma che ha una particolarità. Allora, innanzitutto Guy Fawkes, vabbè, fu un militare inglese che è passato alla storia come un cospiratore. E il 5 novembre del 1605 tentò l'assassinio del re Giacomo I, ma anche i membri del Parlamento, affiancato ovviamente da alcuni militanti, e lui fu scelto per accendere la miccia che avrebbe innescato l'esplosione di 36 barili. Fu però colto in flagrante dalle guardie e dopodiché fu torturato, rivelò i nomi dei cospiratori e fu condannato a morte insieme con l'accusa di alto tradimento. E questa notte viene ricordata come la congiura delle polveri. E quindi io vorrei partire proprio dal simbolismo della polvere in questo senso. Cioè, è interessante il simbolismo perché rappresenta, secondo alcuni filoni, diciamo, secondo alcune filosofie sapienziali, significa sia l'alfa che l'omega, e cioè ciò da cui deriva l'uomo e dove andrà poi l'uomo, cioè dove ritorna. E richiama un archetipo di ritorno alle origini di quando gli esseri umani erano liberi. Inoltre, in questo caso, la polvere ricorda anche al re Giacomo I la sua condizione umana, cioè fondamentale, quindi lo invita all'umiltà.
Cosa ne pensi tu, Gianfranco, di questi aspetti? Beh, la polvere è un'agitazione cristiana, polvere sei e polvere ritornerai, no? È per quello che significa l'alfa e l'omega, è l'inizio e la fine. E riguardo a Giacomo I, ho le mie perplessità che questo fatto storico abbia delle valenze esclusivamente positive. Giacomo I era uno steward e non è che poi il fatto che i Tudor abbiano preso il posto degli Stuart sia stato foriero di risultati ugualmente, totalmente positivi. Quindi immaginare questo soggetto che cerca di uccidere Giacomo I ha una valenza rivoluzionaria che può far pensare al cittadino che cerca di riprendersi una sovranità, ma può anche significare una valenza politica legata all'epoca, dove c'era uno scontro di potere tra due dinastie, e quella dinastia praticamente ha avuto peggior sorte, no? In effetti Guy Fawkes rappresenta quindi, almeno a mio vedere, insomma, è l'idea, cioè l'archetipo del ribelle che è noi, della rivoluzione come, insomma, rivoluzionario come l'hai chiamato tu prima. Infatti è per questo che ovviamente è stato messo nella, insomma, il suo volto è stato messo sulla, diciamo, sulla sigla di questa rubrica, proprio perché rappresenta anche il ribellarsi, cioè anche, visto da un altro punto di vista, il ritorno proprio al bello. Cosa ne pensi di questo, Se Gianfranco? il ribelle diventa comunque uno strumento politico di un conflitto dinastico, il simbolo della ribellione si attenua. E purtroppo è così. Cioè il fatto storico da cui parte questa cosa è un fatto storico particolare che non ha solo valenze nel senso che noi amiamo. Certo, noi il ribelle Prometeo che si ribella a Zeus e viene incatenato alla montagna è un simbolo bellissimo. Ma se Prometeo fosse stato lo strumento, esclusivamente uno strumento politico per sostituire Zeus con un altro tiranno, probabilmente questo simbolo cambierebbe senso. Marco, cosa vuoi aggiungere? Ma allora, proprio in merito a questa distinzione che hai sollevato e ha sottolineato Gianfranco, molti conoscono appunto La Maschera, il film V per Vendetta, pochi poi sanno a cosa fa riferimento, ma proprio nel film penso sia stata declinata molto bene questa distinzione, proprio nel finale del film. Quando lui in realtà, per tutta la durata del film, rischia di diventare esattamente quello che diceva Gianfranco, quindi un ulteriore strumento politico di sostituzione, diciamo, di un potere con un altro, anche se alcuni ne hanno visto una visione più anarchica, altri proprio sostitutiva e così via. Ma proprio durante lo svolgimento del film, col nascere e crescere dell'amore che lui pensa di non riuscire più a provare come sentimento verso Eve, sostanzialmente la Eva del film, questo amore lo porta alla conclusione importantissima finale, nel quale lui cosa determina e decide? Che lui dovrà morire. Lui quel giorno dovrà morire perché essendo stato parte integrante e attiva di tutto quello che era stato il mondo precedente, seppur con l'obiettivo di cambiarlo, automaticamente non avrebbe potuto far parte
del mondo successivo, del mondo che sarebbe venuto, proprio perché altrimenti si sarebbe ricaduti in quella fattispecie che diceva Gianfranco. E quindi lui compie questo gesto di amore, lasciando una sorta di libero arbitrio nelle mani di Yves sul fatto di azionare questo treno col suo corpo e l'esplosivo oppure no, e allo stesso tempo decide comunque che lui con quella sera dovrà raggiungere la fine, dovrà comunque morire perché quel mondo, lui compreso, dovrà cessare quella notte. Allora, ti ringrazio Marco intanto di aver nominato il film V per Vendetta, perché sai quanto mi sta a cuore, essendo che il mio ultimo libro insomma è stato basato tutto sui dialoghi di questo film, quindi ti ringrazio perché per me è stato uno spunto veramente interessante di riflessioni molto, molto profonde quel film. E hai anche nominato prima appunto il discorso della maschera. Quindi un volto che viene coperto dalla maschera. Quali significati possiamo dare a questi due aspetti, Gianfranco? Innanzitutto vorrei aggiungere una piccola precisazione. Quella è l'interpretazione del film, ma in realtà lo schema che ha evidenziato Marco è uno schema ricorrente. Io in alcuni miei libri l'ho chiamato lo schema di Giuda o lo schema di Bruto. No? Su Giuda sono stati scritti molti libri, di cui uno bellissimo di Thomas de Quincey, per il quale Giuda è colui che, essendo la scintilla della morte di Gesù Cristo, in realtà fa nascere il cristianesimo. Cioè Giuda ha un compito, e Thomas de Quincey, questo scrittore illuminista inglese, scrive un libro bellissimo dove dà un'interpretazione di Giuda straordinaria, ma altrettanto straordinaria la dà un altro iniziato che è William Shakespeare, quando fa raccontare da Marcantonio l'omicidio di Cesare. Nell'omicidio di Cesare, Bruto in realtà è un personaggio come quello che avete delineato. Bruto è colui che uccide Cesare pur amandolo tantissimo, perché Cesare è diventato imperatore, cioè ha sovvertito l'ideale repubblicano della Roma che veniva governata dai consoli in funzione di un'idea imperiale che a coloro che amavano veramente quell'ideale repubblicano e quel tipo di Stato romano è una cosa che ha portato a uccidere Cesare. Quindi non è uno schema, è uno schema ricorrente quello di chi si ribella e uccide colui che ai suoi occhi raffigura o la tirannia o comunque sa che deve ucciderlo perché è il suo compito, perché è un suo dovere, come nel caso di Giuda. Quindi è uno schema simbolico molto ricorrente, assolutamente ricorrente, che è stato trattato letterariamente più volte e quindi lo schema simbolico è questo, lo schema simbolico è quello contenuto quando Shakespeare scrive l'Enrico IV, scrive che chi uccide il re non diventerà mai re. Ma probabilmente chi uccide il re non vuole diventare re. Ma Gianfranco, tu hai fatto questo parallelismo con Giuda. Io spesso Giuda lo paragono anche alla figura del professor Piton in Harry Potter. Tu cosa ne pensi? Ammesso ovviamente che tu abbia seguito la saga di Harry Potter, perché io vedo moltissimi parallelismi in questo. Mi sono sempre rifiutato di seguirla. E quindi, perché io non amo... Quello che rimprovero alla saga di Harry Potter, sia ai libri sia ai prodotti audiovisivi, è la banalizzazione. Io non amo la banalizzazione. Lì purtroppo certe simbologie, certi archetipi
sono trattati banalizzandoli, perché devono vendere libri, devono vendere film, eccetera, eccetera. Ecco, io questa è una cosa che ho sempre rifiutato, e questo è il motivo per cui mi sono sempre rifiutato di avere a che fare o di dedicare un centesimo del mio tempo a Harry Potter. Io invece ammetto di aver ceduto per amicizia proprio nei confronti di Serena. In una sola settimana mi sono sparato le 7-8 puntate delle versioni estese di tutta la saga di Harry Potter. Quindi ho fatto una full immersion incredibile. Ma devo dire che la Rowling è una scrittrice sapiente. Se avessi dovuto considerare tutto solo dal punto di vista letterario, probabilmente. Ma purtroppo io mi occupo di altro e quindi non posso considerare determinate cose solo sotto il profilo letterario o del marketing, perché non mi riguardano, sono cose che non mi concernono. Certo. Tornando invece al discorso di prima sul viso e sulla maschera, come li possiamo interpretare? Sempre relativi a un cittadino sovrano. La maschera è un simbolo universale, quindi va al di là del cittadino sovrano. La maschera è qualcosa che prima o poi la usiamo tutti. Tutti usiamo delle maschere. Era la grande genialità del teatro greco nell'imporre agli attori la maschera obbligatoriamente. Era proprio quella di ottenere un messaggio puro, perché la maschera serve per dire la verità. Nessuno di noi può dire la verità se non adopera una maschera. E per quanto riguarda il viso, cioè proprio solo come aspetto senza la maschera? Sai, se c'è la maschera, il viso non esiste. Diciamo che la maschera esclude il viso. Il viso ha un senso se non c'è la maschera, ma quasi mai nessuno di noi non ha una maschera. Su questo sono pienamente d'accordo, anche perché lo possiamo vedere, non so se sei d'accordo anche tu Gianfranco, la maschera sono comunque, io li definisco i ruoli che magari interpretiamo ogni giorno, ovviamente in base anche al contesto in cui siamo. Ma sai, la maschera più famosa del mondo è stata la maschera di Pulcinella. Pochi sanno la storia della maschera di Pulcinella. La maschera di Pulcinella si è inventata un attore napoletano che si chiamava Antonio Petito, che se le faceva scolpire a mano dagli stessi artigiani che poi facevano in quel famoso quartiere di Napoli le statuette del presepio. E la maschera di Pulcinella è una maschera straordinaria, provate ad andarvela a guardare bene, perché è una maschera triste, dolente. Il vero comico è un uomo triste, Totò era un uomo triste, però Totò la maschera ce l'aveva già di natura. Il problema è che Petito per tutta la vita recitò con quella maschera, perché quello era il vero Pulcinella. Di fronte a certe maschere diventa difficile distinguere la realtà dalla maschera, e questo è il segreto di una buona attività teatrale. Nell'attività teatrale tu non devi essere in grado di distinguere l'interpretazione dalla realtà. Il buon attore è colui che è veridico, cioè che ha una credibilità tale quando recita che nessuno pensa più al fatto che sta recitando. Questo è il senso della maschera. Il senso della maschera è il fatto, l'effetto, diciamo, di mescolare la realtà con la surrealtà in maniera che si fondano, che sia impossibile distinguere. Era quello che faceva nella pittura Salvador Dalì. Salvador Dalì dipingeva dei sogni, ma tu quando ti guardi i quadri di Salvador Dalì, quelli più onirici, non ci pensi che sono sogni. Anche se contengono le cose
se sono gli orologi molli che collano da un mobile, o se sono il sogno della tigre sul pianoforte, o se sono quelle altre cose straordinarie che ha fatto Salvatore Dalì. Salvatore Dalì, hai interpretato i sogni in maniera che i sogni siano realtà, siano realistici. Grazie intanto Gianfranco per tutto questo. Marco, cosa vuoi aggiungere o cosa vuoi chiedere in merito a questo a Gianfranco? Ma allora, sempre su questo tema della maschera, anche in questo caso penso che quel film abbia detto molto, nel senso che quasi per la durata dell'intero film di V per Vendetta si gioca molto su questo aspetto, di anche da parte di Eve, di volergli togliere la maschera, di volere vedere il volto che c'è sotto quella maschera. E inizialmente lui giustifica il fatto di non far vedere il suo volto perché era la sua idea che sarebbe dovuta rimanere immortale, mentre un volto e un uomo intrinsecamente sono mortali, finiti, quindi vanno a estinzione, diciamo. Durante il film però si vede anche che sostanzialmente V ha perso il suo volto, perché durante il suo, diciamo, battesimo di fuoco, durante la sua cresima, ha preso completamente fuoco. Quindi in realtà, se ci pensiamo, come diceva adesso Gianfranco, sotto quella maschera un volto vero e proprio non c'è. Quindi se anche lui si fosse tolto la maschera, lì sotto comunque non sarebbe apparso un volto. E quindi sia per la giustificazione iniziale che lui dava, appunto V, di non togliere la maschera perché sarebbe dovuta rimanere un'idea, sia per quello che diceva Gianfranco, vediamo che anche lì sempre viene confermato questo schema per il quale comunque sia lì sotto non ci avrebbero trovato nulla, sostanzialmente. Gli attori greci che toglievano la maschera non potevano più fare gli attori. Ma non lo sapevo. Tu non potevi recitare senza maschera. L'unica parte del teatro greco che non ha la maschera è il coro. Invece una domanda, Gianfranco, che mi sono dimenticato prima, su quella citazione che hai fatto dei comici, che spesso e volentieri ho notato anch'io in maniera assolutamente controintuitiva e contrariamente a quello che uno potrebbe immaginare, in realtà vediamo come nella pratica di moltissimi comici che conoscono praticamente tutti, nella loro vita hanno questi aspetti di tristezza profonda, alcuni arrivano a sfociare proprio in vere e proprie forme di depressione anche grave, e sembra una cosa anacronistica, perché da parte di una persona così allegra, così simpatica, così scherzosa, gioviale, cioè tutto ci si aspetterebbe meno che di trovare poi quel risvolto. Da cosa può essere dovuto poi questo schema che si ripete anche qui? La comicità è qualcosa che si basa su un'osservazione altra della realtà. Non puoi essere un comico se non sei un osservatore di un certo tipo della realtà. Tu, per cogliere la cosiddetta situazione comica, su cui sono stati scritti i volumi, devi guardare alle situazioni, e guardando le situazioni con quel tipo di occhio, nella realtà diventi una persona triste. Cogli gli aspetti che devolvi verso la comicità, ma sei una persona triste. Beh, l'esempio classico è Charlie Chaplin, no? Charlie Chaplin ha uno sguardo triste sulla vita, che poi trasforma in comicità perché ne coglie quella chiave. Se vi andate a vedere molti film, molti vecchi filmati di Charlie Chaplin, ve ne accorgete. La maschera stessa di Charlie Chaplin è una maschera triste. Lui si truccava il volto da persona triste e poi faceva ridere, perché quel tipo di osservazione della realtà, che era anche devoluto, strumentale rispetto alla situazione comica, gli faceva costruire, nonostante quella maschera, delle situazioni comiche. E ciò è stato per tutti i grandi comici.
non necessariamente per i grandi attori, ma sicuramente per i grandi comici. Prima Marco ha toccato un punto che è molto particolare e ha detto appunto, no, parlando di questo volto che sappiamo sfigurato, quando ha detto appunto V nel film dice qui sotto no, non c'è più un volto, e ha toccato il tasto interessante, cioè il fatto che è l'idea che quella persona incarna che deve, o comunque insomma che può rimanere nel divenire, e quindi non tanto il volto della persona che l'ha incarnata. Spesso e volentieri infatti si confondono le persone con l'idea che questa persona incarna, e si cercano gli idoli, si fanno magari a volte anche dei monumenti a persone, quando invece, questo a mio avviso, i monumenti dovrebbero essere dedicati all'idea. Cosa possiamo dire in merito ai monumenti, Gianfranco? Ah, per quanto mi riguarda, i monumenti servono solo ai piccioni. Ce ne sono alcuni particolarmente belli, ma la loro utilità, la vedo. Secondo me, per l'eternità della persona, la consacri nei libri, non nei monumenti. Quindi le grandi sculture della storia della scultura non sono dedicate a persone realmente esistiti o a situazioni realmente storiche. Se tu fai il monumento a Garibaldi, rimane il monumento a Garibaldi. Se tu su Garibaldi ci scrivi un libro e sai delle cose, fai di più. Quindi appunto il fatto di fare dei monumenti a delle persone o a delle cose, perché a volte anche a degli oggetti, non ha senso, cioè è l'idea che deve essere, cioè l'idea che quella persona incarnato che deve rimanere, l'archetipo, oggetti... si può dire l'archetipo, Gianfranco in questo caso sì. Non è adatto. No, si può dire, ma allora il problema qual è? Che a delle cose in realtà ha più senso che non a delle persone, perché per esempio un'intera arte scultorica e di disegno del 600 che si chiama allegoria è riuscita a trasmettere concetti iniziatici ed esoterici profondissimi con questa tecnica, che è comunque una tecnica figurativa. Il problema del monumento è che il monumento è vincolato. Il monumento ha un vincolo. E parlando di una persona, puoi dire più cose in un libro che in un monumento. Il monumento serve solo per consegnare alla memoria di chi passa da quella piazza il ricordo che c'è stata una persona che si chiamava così. Non è una cosa molto diversa da intitolargli una strada, una piazza, cioè al di là del valore scultorico che può esserci, ma rimane tutto lì. Invece ci sono state delle grandi allegorie del 600, l'allegoria del silenzio di Dutroux, dove il silenzio viene rappresentato con una donna che ha due dita davanti alla bocca, o il quadro da cui che ne dipinse Odilon Redon, che era un simbolista dell'Ottocento, ha un significato profondo, perché tutti quanti poi, coloro che vogliono andare a fondo alla cosa, si chiedono perché due dita? Il segno del silenzio tradizionale è un dito davanti alla bocca. Perché alcuni scultori, alcuni allegoristi, alcuni simbolisti hanno messo due dita? E quindi adesso ci rispondi, perché sennò ci lasci in sospeso. Perché il silenzio ha una duplice valenza. Il silenzio nasconde, il silenzio rivela. Ci sono silenzi che parlano, ecco perché le dita sono due. Una tappa e una apre. Che è un significato molto profondo da mettere in un disegno, cioè non è una cosa da niente.
No, perché anche perché di solito non la si vede in questo doppio aspetto, anzi quelle allegorie non significano solo silenzio, significano anche rivelazione, ma la parola rivelare significa velare due volte. Il messaggio esce e poi viene nascosto nuovamente. Ma in effetti spesso noi utilizziamo la parola rivelazione, invece bisognerebbe utilizzare svelare, cioè rivelare, noi utilizziamo il termine, invece sarebbe meglio svelare, cioè togliere. No, perché rivelare è il senso esoterico e svelare è il senso esoterico. Gli egiziani avevano la Iside velata, no? La Iside velata era nuda, ma c'era questo velo impalpabile che la ricopriva. Quindi erano contemporaneamente nuda e coperta. Marco. La prima statua che mi è venuta in mente, anche perché concordo, diciamo, su buona parte di quello che diceva Gianfranco, infatti prima ho cercato di intervenire con una battuta per chiedergli se fosse quello allora il motivo per il quale recentemente, diciamo, nell'epoca moderna si stiano impegnando a farle così tanto brutte, perché così almeno per i piccioni sono più funzionali, perché vediamo veramente delle robe. I piccioni non fanno distinzione. Sono democratici. I piccioni trovano dove e fanno. Beh, diciamo, probabilmente hanno voluto creargli uno stimolo ulteriore, diciamo. E quindi no, la statua che in realtà a me è venuta in mente perché mi aveva da sempre, da subito, colpito moltissimo, è la scultura del pensatore. Dove, di Rodin, dove lì forse vediamo effettivamente non tanto una persona, non tanto per quanto sia anche lì abbastanza perfetta, però lì forse vediamo veramente rappresentata in una statua una vera e propria idea, un vero e proprio archetipo del quale nessuno può non rendersi conto, cioè è talmente eclatante come statua che parla quasi. Sai, quello è uno scultore, credo, dei primi del Novecento, che si agganciava direttamente al simbolismo, che era la corrente esoterica, figurativa, che c'era stata pochi anni prima. E in realtà il soggetto del pensatore, che ha la testa rivolta verso il basso, non verso l'alto, che è tutto curvo, è un soggetto che vuole tratteggiare il fatto che non è necessario guardare in cielo. L'importante è guardare e gli occhi con cui guardi. Se tu quella statua te la vai a vedere nei dettagli, capisci che quell'uomo lì è quasi in una posizione fetale, ma il feto non vede niente di quello che c'è fuori. Ma nessuno di noi sa che suoni avverte, che odori avverte, che mondo vive. Quello è uno dei grandi misteri dell'essere umano. E lui volontariamente ha messo il pensatore in una posizione quasi fetale. Dove probabilmente riesce a riflettere e a riflettersi molto meglio che non in uno specchio. Ma sai, vedere il mondo, perché comunque lo vedono, dalla pancia della madre, è una visione unica, irripetibile, e della quale noi non conosciamo neanche gli effetti poi sulla vita delle persone. Vero. È un grande mistero quello. Gianfranco, io prendo spunto un attimo da un messaggio che ho visto in chat, spero di interpretare correttamente quello che voleva dire il nostro ascoltatore o ascoltatrice, perché non so, insomma. E anche il trucco, quindi cosmetici, il colorarsi i capelli piuttosto di mettere le parrucche, eccetera, possono essere considerati sempre dello stesso valore della maschera?
a loro modo sono costruzioni di maschere. Perché comunque vanno a modificare comunque il viso, anche se non lo nascondono, comunque vanno a creano una maschera. Ok. Un grande attore veneto che si chiamava Cesco Baseggio, che è stato il più grande interprete di Goldoni che la storia del teatro italiano abbia conosciuto, non ha mai recitato senza un trucco molto pesante. Nessuno sapeva con precisione com'era la sua faccia, tranne per le foto che ogni tanto venivano pubblicate. Perché? Perché specialmente nella commedia dell'arte e in ciò che ne è disceso, come la commedia di Goldoni, anche lì era necessaria una forte caratterizzazione dell'impatto visivo, sottolineata proprio dal trucco. Molti attori, nel recitare per esempio Molière, nel Malato immaginario, si facevano dei pomelloni rossi da contadini della Baviera, che erano spettacolari, ma quello aveva un senso, perché Molière aveva come il suo successore, scrittore Honoré de Balzac, un concetto così volgarizzante dell'umanità, per cui l'essere umano poteva essere solo così: pomelloni, parrucche, una pancia molto pronunziata. Quando negli anni 70, fine dei 70, andai a vedere una delle cose più belle della mia vita, cioè Le allegre comari di Windsor, che poi è una storia alterata e comica del Don Giovanni, scritto da Shakespeare, l'attore era un attore straordinario, adesso non mi viene il nome, ma dopo mi viene. Oltre a vedere il più grande attore della mia vita, io ho capito che se lui fosse andato in scena senza la pancia, senza la parrucca, senza tutte quelle robe, quel personaggio non avrebbe espresso la sua forte caratterizzazione. Grazie anche per tutto questo, Gianfranco, che ci stai dicendo stasera. Sono tantissimi spunti di riflessione molto, molto interessanti. Marco, allora, prima di passare alla prossima domanda a Gianfranco, ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, se poi, perché proprio dallo spunto del commento dello spettatore, che per esempio ci richiamava sul tema del rossetto e così via, giusto per rimanere nel tema della puntata, è caro sicuramente al nostro ospite dei simboli e degli archetipi. Penso un paio d'anni fa parlavo con un biologo ricercatore che si è buttato a capofitto nel nuovo campo delle neuroscienze, che sempre più spesso stanno capendo, diciamo, quanto siano importanti e da dove derivino tante volte simboli, archetipi stessi. E proprio sul tema del rossetto, quando si chiesero ma perché alle donne, per esempio, alla maggior parte delle donne piace il rossetto rosso, cioè perché non blu, giallo, verde, arancione, di qualsiasi altro colore, e lì per esempio trovarono un collegamento con gli animali, con i cacciatori. Quindi la leonessa, piuttosto che l'animale cacciatore, quando aveva il bordo della bocca sporco di rosso, era simbolo che era riuscito a trovare, a cacciare la preda, che aveva trovato del cibo, quindi era un simbolo di forza, di potenza, di sopravvivenza, e quindi tutto questo poi veniva traslato quasi inconsapevolmente nella preferenza data appunto al colore rosso delle labbra, sul quale però penso che se intervistiamo 1000 donne, penso che nessuna ci possa rispondere che ha preferito mettere il rossetto rosso perché voleva
tra virgolette, a livello mentale, imitare l'archetipo, il simbolo della leonessa con il muso sporco di sangue. Quindi è bello vedere come sempre di più stanno convergendo tutti questi settori, tutti questi rami, dalla scienza più istituzionale fino a quello che fino ad ora è stato invece considerato un po' meno istituzionale, un po' meno degno di attenzione, stiano poi finendo per convergere su temi impensabili fino a qualche anno fa. Sì, assolutamente. Se posso dare due precisazioni, uno per restituire l'onore alla mia memoria senescente, l'attore era Tino Bozzelli. Tino Bozzelli è stato il più grande attore di teatro italiano, non l'ho detto io, l'ha detto Vittorio Gassman, che forse qualcosa ne capiva. Ed è una vergogna che attualmente in Italia nessun teatro italiano, neanche quello di Genova, sua città natale, sia intitolato a Tino Bozzelli. Seconda cosa, legare il Rossetto necessariamente alla figura della donna non è una cosa verissima. I faraoni mettevano il rossetto. Nel Settecento era molto di moda tra i gentiluomini veneziani e italici mettere il rossetto. Casanova lo adoperava. Quindi in realtà non è che sia proprio legato alla donna in una maniera così evidente. Mi dispiace deludere tutti quelli, gli amanti della purezza del genere che sono così diffusi oggi. Ma ci sono state epoche in cui gli uomini normalmente hanno messo il rossetto e non per questo, insomma, voglio dire, hanno subito delle grandi discriminazioni. È la nostra epoca che funziona per schemi e funzionando per schemi, gli schemi possono partorire solo e soltanto cose negative. Io oggi ho postato su Facebook una mia precisazione dove dico che esistono i modelli che sono i nostri comportamenti che deliberatamente scegliamo per affrontare la realtà quotidiana, e poi esistono gli schemi, quelli che girano, che noi adottiamo in automatico perché ci sale il fumo agli occhi, perché vediamo rosso, perché sbrocchiamo, eccetera, eccetera. Ecco, bisognerebbe saper distinguere gli schemi dai modelli. Il rossetto accostato alle donne è uno schema. Il rossetto, che sottolinea l'importanza delle labbra e della bocca, è altra cosa, è altro archetipo. E essendo un archetipo, ovviamente non ha genere. L'archetipo non è né maschile né femminile. Fa parte di quel genere sapiente e geniale dell'antichità che noi abbiamo perso, che era il neutro, che era in tutte le grammatiche. Nel latino, nel greco, c'era il neutro, c'era maschile, femminile e neutro. Poi noi il neutro l'abbiamo abolito. Per noi le cose sono bianche o sono nere. Abbiamo il Roberts questo... ancora di neutro, dai. Eh? Abbiamo il Roberts di neutro ancora, il neutro Roberts. C'è rimasto quello. No, giusto per precisazione, lì quello a cui facevo riferimento prima era appunto non tanto in generale, appunto, come dicevi tu, su quello che volesse dire universalmente il rossetto, ma era proprio un esperimento di tipo scientifico che avevano fatto su quella domanda specifica che si erano posti sulle donne. Quindi attraverso un elettroencefalogramma facevano passare delle immagini di fronte a queste donne e avevano visto statisticamente un'impennata proprio nel campione delle donne che amava usare e mettere tutti i giorni questo tipo di rossetto, come si attivassero in maniera impressionante delle zone del cervello vedendo questa immagine della leonessa. Quindi è un micro settore di quello che poi dicevi tu essere molto molto... Il problema molto... è che questo tipo di scienze studia gli schemi, non i modelli. Esatto, sì. Sì, sì, era proprio quello schema. E quindi non conosce la realtà, perché poi su questi modelli si basa per catalogare le persone, e questo è quanto di peggio possa esistere.
Ma in effetti, Gianfranco, questo mi ha fatto venire in mente una intervista che ho visto qualche giorno fa ad Alessandro Michele. Alessandro Michele, per chi non lo conosce, è l'art director di Gucci, dove anche lui appunto andava a dire, ad affrontare alcuni aspetti che hai affrontato anche tu, il discorso del neutro. Cioè, di questa cosa che deve appartenere per forza alla donna o per forza all'uomo. Ed è stato perso proprio il discorso della neutralità. Lui lo diceva ovviamente in termini un po' diversi, però il concetto era proprio questo. E lui ovviamente si occupa di moda, quindi diciamo, uno dei principali aspetti che divide proprio il genere. Se si occupasse di alchimia, saprebbe che alla base di qualunque tipo di sviluppo alchemico c'è una figura che si chiama ermafrodito, altrimenti detto rebis. L'ermafrodito è un disegno di una persona mezzo maschio e mezza femmina che rappresenta la sublimazione degli elementi zolfo e mercurio. Lo zolfo è un elemento femminile, il mercurio è un elemento maschile. Al di sopra di tutti c'è il rebis. Il rebis è l'unità originaria dell'essere. Noi, in origine, come dice Platone, no? Platone dice: noi non eravamo maschio o femmina. Platone dice: noi eravamo un essere completo. Poi abbiamo perso la metà. Una parte di noi ha perso la metà donna e una parte di noi ha perso la metà uomo. E quindi per tutta la vita inseguiamo la metà che abbiamo perso. Ma è la stessa società teosofica, almeno insomma, poi per chi vuole seguire o segue insomma, questo tipo di studi. Io ricordo insomma, qualche tempo fa che leggevo appunto il discorso sulle razze radici, dove si diceva che era all'inizio della terza razza radice che avviene la separazione dei due sessi, perché prima non era esattamente così. Poi insomma la possiamo interpretare ognuno a modo nostro, però. Questo lo dice Elena Petrovna Blavatsky nell'Iside svelata e è alla base di tutti gli studi esoterici, tant'è vero che proprio questa pagina di Platone è diventata una pagina famosa, ma soprattutto tra coloro che studiano Platone, che ormai sono una rarità, perché la nostra è una società aristotelica, non platonica. Esatto. Gianfranco, io prima di concludere questa bellissima chiacchierata, voglio chiederti cosa ne pensi dell'archetipo del guerriero spirituale sempre legato al cittadino sovrano, insomma. A me la parola spirituale non mi convince. Non ho mai creduto che esista uno spirito separato dalla materia. Mai, cioè mai io ho valutato le cose come esclusivamente spirituali o esclusivamente materiali. Noi abbiamo messo la materia in cima al nostro fare, ma abbiamo tolto la materia dalla cima del nostro pensare. Siamo una società materialisti, di materialisti che non conoscono la materia. La materia è qualcosa di nobile. La materia è l'unica cosa che siamo certi che non muore. Noi come aggregazione moriamo. Il nostro calcio, il nostro cobalto, il nostro mercurio, il nostro ferro, i nostri sali, non muoiono. No, vanno a costituire altri elementi poi. Gli zoroastriani, che erano persone sagge, non a caso mettevano i cadaveri sulle colonne che poi bruciavano e li restituivano alla terra. Tu, siamo partiti da polvere siamo e polvere ritorneremo. E il senso della polvere è quello. La materia è una cosa che noi non conosciamo. Non conosciamo i nostri atomi. Per cercare di sentire il rumore che fa il sangue nelle nostre vene, dobbiamo farci un'ecografia. Noi non siamo in grado di ascoltare
di capire di cosa siamo fatti e soprattutto di capire quale potenziale incredibile energetico noi rappresentiamo, che è molto più importante di quello che chiamiamo spirituale, che è una cosa che abbiamo inventato noi. L'abbiamo inventato noi lo spirito. Quello che noi chiamiamo mondo spirituale non è altro che una sublimazione di quello che noi siamo, trasformata in una sorta di masturbazione intellettuale. Non esiste niente che sia solo spirituale, come non esiste niente che sia solo materiale. Dentro gli atomi ci sono altre robe, che noi, siccome non abbiamo un'idea chiara di quello che sono, finiamo quando si aggregano in un certo modo per chiamare spirito. Sai, lo spirito una volta era l'alcol. Lo spirito l'ha inventato un frate tedesco che distillando il vino ha ottenuto la grappa. E allora ha detto, questo è la quintessenza, e ha detto, è lo spirito. Da lì nacque l'equivoco. Nei cristiani originari non esisteva neanche la parola Spirito Santo. Il termine greco era un altro. Forse perché non aveva bisogno di essere santo e non era neanche corretto chiamarlo spirito. Come lo chiamavano, Gianfranco? È una parola greca che adesso non ricordo, ma significava essenza. E questo è per questo che poi il monaco l'ha chiamata quinta essenza. Perché le essenze per loro erano quattro: aria, terra, fuoco, acqua. E quella era la quinta essenza, era l'essenza delle essenze. Posso fare una domanda a Gianfranco proprio su questo tema, della, quando diceva polvere siete, polvere ritornerete, della cremazione e tutto il resto. Mi sembra in una delle prefazioni del Mistero delle Cattedrali di Fulcanelli si innesca questa specie di ragionamento che fa l'autore che ha fatto una delle tre prefazioni. Io non mi sono mai posto, devo dire sinceramente, il problema di essere sotterrato una volta morto, di essere bruciato, cremato e così via. Ma lui, osservandolo dal punto di vista suo personale, relativo alla sua visione dell'alchimia e tutto il resto, diceva come si lamentava di come secondo lui fosse una degenerazione bruciare i corpi, proprio perché dovevano seguire tutto quel processo di putrefazione, di trasformazione, per dare poi il là a quello che era la vera creazione della vita derivante dalla morte. Io, diciamo, devo dire la verità, non me l'ero mai posto questo problema, però ci ho riflettuto parecchi giorni su quel dilemma, seppur posto in maniera abbastanza strana, ma eravamo anche sulla fine dell'Ottocento, mi sembra, fine del Novecento, quindi si innestava in tutt'altri dibattiti di tipo religioso e morale. Però devo dire che da questo punto di vista ci ho trovato un senso, perché effettivamente il corpo morto, se lasciato lì, genera a sua volta della vita, e lui diceva e sosteneva che da un certo punto in poi smettesse di generare la classica puzza, diciamo, della putrefazione, e iniziasse addirittura a emanare un profumo. Sai qualcosa di tutte queste robe qui? Perché uno, io non mi ho posto queste robe qua. Uno mi hai detto che non l'hai letto nel libro, l'hai letto nella prefazione. Sì, sì. E chi l'ha scritta la prefazione? È il suo allievo, che ha fatto tre prefazioni. Chiamava Le Cancellier. Bravi, esatto. E la differenza tra Le Cancellier e Fulcanelli è che Fulcanelli era un iniziato vero, e Le Cancellier è un po' come quello che io rimprovero di essere agli steineriani. Era uno che copiava. Ora, leggiti cosa c'è scritto dentro proprio il testo del Fulcanelli, e quella roba lì non la troverai.
Sì, no, beh, infatti io appunto notavo questo suo estremismo, diciamo, per quello che in fondo sul chiudere dicevo sicuramente tutta sia la discussione che come, ma anche solo l'impostazione che ne dava lui era veramente esagerata, cioè sembrava veramente un'invettiva quasi politica di altri tempi, politico-religiosa, quindi non mi sono soffermato tanto sul fatto che potesse essere giusto, sbagliato, condivisibile o meno, ma proprio su questi aspetti, per esempio, non sapevo, o diciamo non so tuttora perché non ho testato, se un cadavere ad un certo punto smetta effettivamente di produrre puzza e inizi a produrre profumo, diciamo, quindi era più che altro quello, cioè, È un capire esperimento che non ti se... consiglio. Eh? È un esperimento che non ti consiglio. Beh, anche perché per trovare la materia prima dovrei correre dei seri rischi, diciamo. No, insomma, no. È un esperimento che non consiglio. Ok. Allora, grazie intanto a Gianfranco per tutto quello che ci dici, che ci hai detto anche stasera. Noi speriamo di averti ancora ospite con noi, però prima di salutarci, io ti chiedo qual è il consiglio che dai a tutti i cittadini italiani, quelli che vogliono ovviamente, non indifferentemente, per ritornare ad essere dei cittadini sovrani di se stessi? L'ho detto, distinguere i modelli dagli schemi. Ci sono molti che pensano di essere cittadini subendo degli schemi. Quello che consiglio a tutti è di liberarsi degli schemi e di capire i modelli, perché capire i modelli significa capire la realtà. Grazie Gianfranco anche per questa chicca finale. Marco, vuoi concludere? No, diciamo lascerei così perché penso che sia perfetta così la chiusura. Volevo solo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito e anche tutti quelli che hanno commentato in chat, fra cui gli ultimi due sono proprio i nostri cari amici Massimo Porcedda e Claudio Testa, che appunto esprimevano grande apprezzamento per Gianfranco e per i contenuti di questa trasmissione. Beh, visto che hai nominato Massimo Porcedda, gli facciamo tanti auguri che oggi è il suo compleanno. Esatto, tanti auguri. Bene, allora io ringrazio ovviamente di cuore Gianfranco per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi tutti, è stato un piacere. Ovviamente rinnovo l'invito ad essere con noi anche quando riprenderemo poi a settembre. Grazie ovviamente a Marco Ludovico che è sempre al mio fianco in questa rubrica. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ovviamente invito tutti quanti a mettere un like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale e aiutateci a condividerlo. Grazie a tutti quanti, auguro una felice serata e è l'ultima puntata del Cittadino Sovrano prima delle ferie, quindi riprenderemo a settembre con un altro ospite d'eccezione che è Massimo Citro. Quindi ci rivediamo a settembre, grazie a tutti quanti e felice serata. Grazie, felice serata a tutti. Serena sa che se non fa una chiamata non parte da qui. Sigla!